Ragazze, sono in compagnia della Sabrina. Ciao ragazze. E in questo video faremo il tag. La mia migliore amica mi conosce come crede, viceversa, quindi c'è cambiato, però sono delle domande che noi dovremmo rispondere, appunto. E iniziamo con la prima domanda, appunto tutte scritte le domande. Iniziamo con la numero 1. Certo, perché si scorda. Le domande, certo, me le imparo a memoria. Allora, la sua data di nascita. Inizio io. Allora, la data di questa signorina, signoritas, come la vogliamo chiamare, è il 3 dicembre del 2003. E invece la data di nascita di questa bella signorina è il 4 agosto 2004. Io sono più grande di lei di un anno. Ecco. 2. La cosa che ama più fare, la danza. Anch'io la danza. Cioè, tu ami più fare la danza! Tutti e due la stessa cosa, ecco, dai! Ecco, praticamente. La terza domanda la dico io. La cosa che non scorderò mai di lei. Di te. Vabbè, lei. Sì. Vabbè, lei. Spazio. Ci vediamo in questo modo. La sua pazzia. La sua pazzia e simpatia. La quarta la dico pure io. Ok, fa. La sua cosa preferita. Gli smalti. Tutte e due la stessa cosa. La stessa cosa, vedi che non sono per questo smalti, siamo. Scusate, ma ci siamo pazze. Siamo gasate. Per questo c'è la mia pazzia e la sua pazzia. Ok, 5. La dice lei. La cosa che amo più di te. Di lei. Ecco. Allora, cose che amo più di lei sono tante. Però visto che qua ne specifica, diciamo, solo una. E la sua generosità, la sua bellezza. Grazie. E invece da lei la sua simpatia e la sua bellezza. Perfetto, la stessa domanda è: ci sembri tu? Hai paura di perderla? Ovvio. Enorme. Una paura enorme che non sparisce. Allora, io sì, molto, perché sia perché l'adoro e sia perché se la perdo, perdo pure un pezzo della mia vita. Okay. Della mia vita! Ok. Aspetta. 7. La dico io. Vai, forza. Speri che la vostra amicizia durerà per sempre? Ovvio. Certo. Per forza deve durare per sempre, perché io tengo molto lei, la mia signorita. Non mi piace mai, signorita. Va bene. Ah. Mi si piace. Tocca a te. Allora, il suo colore preferito? Il fucsia. Blu. Poi il tuo. L'ultimo la dico io. 9. Avete mai litigato? 2 volte. Allora, abbiamo litigato 2 volte, però non abbiamo proprio... Cioè, parlavamo... Allora, racconto io la storia. Ci siamo litigate 2 volte, sia perché delle nostre amiche molto antipatiche, che ora per me non sono amiche, ma per lei sì un po', perché ci hanno fatto litigare, perché loro non volevano che lei stava con me. E io appunto non ho fatto niente, ma inventavo una cosa a lei, a me, quindi. E perciò comunque ci siamo lasciate, è stato andare e ci siamo litigate. Ecco. Perciò poi la seconda volta, quando è stato che sempre questa stessa cosa, però io non gli parlavo. Un giorno però poi sua nonna e mia mamma si sono incontrate e fa, siccome io non l'ho salutata, prende e fa, ma perché non mi salutate? E io salutate? Non l'ho salutata. E abbiamo inventato una specie di storia. Ecco. E poi da questa cosa che hanno parlato loro due, ci siamo fatto di nuovo amicizia. E perciò sabato siamo usciti. E quindi sabato non usciamo. Sole. Sabato ci andiamo. Allora, come? Brava. Perfetto. Allora, decima domanda e ultima domanda insieme. La dico io. Come ci siamo conosciute? Perfetto, allora. Parlo prima io e poi tu, ok. Ci siamo conosciuti quando proprio eravamo neonate. Quando eravamo piccole. Cioè, eravamo piccole, comunque però eravamo, quando eravamo, diciamo, piccole, proprio neonate, le nostre mamme, siccome che erano amiche, perché noi siamo vicine di casa, molto vicine. Ecco,
parlavano sempre perché erano amiche, si confidavano queste cose e allora certe volte io andavo a trovare Sabrina, stessa cosa. Sì, perché poi, cioè, siccome abbiamo noi un enorme cortile, perciò scendevamo, quando ero piccola, la bicicletta piccola piccola. Ecco, le prima cascata, ecco. Non so cosa ho fatto, mi sono sbucciato un enorme ginocchio, mi è uscito tutto il sangue. Poi mi ricordo che una volta eravamo andate anche ai portali a pasciare, eravamo un po' più piccoli, un po' più grandi, tipo 7 anni. Io sono caduta, mi sono fatto tutti i ginocchi. Lei ha sabotato il gomito, io non sapevo come andare, tre volte sono scivolata, però vabbè. Poi ieri, che noi siamo uscite, siamo scese, che cosa ha fatto? Tirando la palla, ha messo il piede male sulla palla, la voleva tirare ed è caduta lei. Allora, sorella, riprendimi come... Riprendimi come hai fatto tu, vieni. No, che vediamo la faccia di Sabrina in... No, la mia faccia, la tua faccia. Ah, io! Cioè, non è... Vai. Perché sei caduta da tu, non io. Mi farò sentire. Facciamo finta che qua c'è la palla. Allora, lei arriva, voleva fare così. Sta! In mezzo fa un...